sporchi di sangue, le vostre mani sporche di sangue, i vostri stipendi sporchi di sangue, la vostra coscienza sporca di sangue, il vostro cuore sporco di sangue. Noi siamo sotto a Hermès perché Hermès finanzia la strage di coccodrilli appoggiandosi a questi allevamenti lager in Texas e in Zimbabwe, con queste vasche putrescenti in cui sono relegati questi coccodrilli molto giovani, che infatti rimangono lì fino a 3 anni di età, dopodiché vengono presi, barbaramente uccisi per finire in borse da 30.000 euro, cinturini di orologi che dopo un anno vanno buttati via, eccetera eccetera. Oggi è l'apertura di MIPEL, Milano Pelli, per cui abbiamo scelto questo giorno simbolico per fare questa protesta andando ad elencare le cose che a Milano, capitale della moda, veramente un lustro, un faro da cui gli altri possono prendere ispirazione, queste cose non le deve più accettare e deve andare a seguire una moda etica, senza che nessuno sia morto. Vi piace l'immagine che può dare una borsa di coccodrillo? Prendetevela finta, è uguale. Ancora adesso alcune persone, mi rifiuto di chiamarle così, le chiamerei pietre, perché secondo me non hanno un'anima, decidono di mettersi addosso. Lo Zimbabwe fornisce anche carne di coccodrillo all'Expo, che si dovrebbe parlare di alimentazione ecosostenibile. Noi siamo qua per un insieme di motivi, in particolare oggi a dire che la moda non può essere più morte per nessuno. Per tutti gli animali, libertà! Per tutti gli animali!